Ciao a tutti, oggi volevo fare il video dei finiti, finiti del periodo, tutti finiti in generale. Metto sempre una bustone di Tiger, c'è un caldo allucinante, sono stanca morta, ma lo faccio ugualmente la coda, ma fate i suoi. Comunque, ho finito. Tre pacchetti di biscotti campagnole, si parla di due mesi a sta parte più o meno. Ho finito tre di questi, ne manca uno, finito tre Actimel Single Actimel, che io le campagnole le uso con il caffè latte per come colazione quando sono a casa, e l'Actimel come spuntino pomeridiano con un frutto. Ho terminato il mio organic coffee e sugar, è lo scavo corpo dell'organic shop, è molto buono. Poi ho finito questo deodorante no gas della Biolis Nature, che non mi è piaciuto perché adesso quelli spray, avendo una specie di polvere dentro, dopo un po' non spruzzano più, quindi ho preso l'ultimo deodorante, l'ho preso roll-on, non faccio più fatica gli spray. Poi lo shampoo delicato capelli grassi della Ecos, questo credo che sarà l'ultimo della sua specie, perché adesso sto provando gli shampoo qui della Yves Rocher, mi piacciono molto. Questo, i miei capelli si erano abituati ormai, sono 2 anni che lo uso, però e sarà sempre il mio cuoricino. Come prodotti finiti, che non vedevo l'ora di finire, sono queste qui, che sono le savette struccanti viso occhio all'argano di Equilibra, che struccante non hanno di struccante assolutamente niente, quindi le usavo per pulire i pennelli, ma oggi le ho finite, posso buttare. Un bocciato sono proprio quelli. Ho finito anche questo latte viso detergente della I Provenzale, ci pulivo sempre i pennelli e spugne da trucco perché sul viso mi irritava la pelle. Questo è un altro bocciato, tutta la linea l'avevo già fatto il video sui prodotti dei Provenzali che odio, mi ero dimenticata la maschera e capelli viso al semilino. Comunque con i Provenzali non andiamo d'accordo. Poi ho finito questo campioncino dello shampoo alla borragine di per capelli tecnicamente trattati di Mater Natura, mi è piaciuto abbastanza. Poi come prodotti finiti non ce n'è, però volevo aggiungervi, visto che ho detto due bocciati, volevo aggiungere qualche promosso, tipo l'acqua termale di Avène, che io sarà più di un anno che la utilizzo per lenire la pelle, per rossamenti di qualsiasi tipo di rossamento, come tonico, come rinfrescante, come fissatore trucco, io la adoro. La trovate in farmacia. Poi, sempre riguardante la skincare, io adoro queste due maschere della L'Oreal, quella anti-imperfezioni e esfoliante. Volevo prendere quella anche al carbone, però adesso ci sono anche gli scrub nuovi che volevo provare, però costano tutti intorno ai 10 euro, quindi devi fare un po' per volta, perché a me non inviano niente. Però mi piace molto, perché io le maschere le uso solitamente la domenica mattina. Sempre riguardanti la skincare, i prodotti dell'idea che avevo già fatto vedere in un video, credo, di sì,
fatti vedere tutti, ne ho parlato nel video skincare e mi piacciono moltissimo. Skincare è anche con le mani e i piedi, mi piace un utente, ne ho parlato, mettiamoli via. Poi burro cacao, quelli della Sien, latte e miele, mi piace tantissimo, me lo metto anche adesso, troppo troppo buono, mi ricorda quello della Nivea, ma questo ha un buon intui, l'avevo visto nel video di Osservatrice Scalpa qui su YouTube, Ambra, che saluto, mando un bacione. Ambra è anche vicino alle mie parti. Ambra, per favore, fai un incontro, ti prego, ti supplico. Ok. No, non è vero, sto scherzando, però se poi prendete un caffè, io sono disponibile. Poi, sempre come skincare, avevo ottenuto questo trattamento omaggio da Yves Rocher e Désiré Jeunesse, io lo utilizzo come siero. Abbinato alla crema viso dell'Idea, mi piace molto, è riparazione più anti-inquietamento, trattamento ristrutturante del giorno. Questi mi piacciono molto come a livello skincare. Poi come struccaggio io uso questi, mi trovo molto bene, questo è il secondo che compro, questo sta già finendo, è l'acqua micellare purificante 2 in 1 e struccante rapido occhi, quello bifasico, mi trovo molto bene, solo che non voglio trovare un nuovo struccaggio un po' più delicato, per questo è un pochino alcolico e dà un po' fastidio. Ho il latte detergente, quello della Neve Cosmetics, però non so, questo mi trovo molto bene per gli occhi, gli occhi li tocca divinamente, ma per gli altri non va bene perché è un po' oleoso. Poi sempre di Yves Rocher, rimaniamo su Yves Rocher, sì. Sempre di Yves Rocher, come riguardante il make up, il Pure Light Beige 100, la mia tonalità, che io adoro questo fondotinta, mi piace veramente tanto, e mi piace anche questo lucida labbra che avevo sempre ricevuto come omaggio per il mio compleanno insieme allo smalto, mi piace proprio tanto. Tornando a Neve Cosmetics, i miei preferiti sono la Manga Brows per le sopracciglia e la Nebbia Fissante per il make up, sono i miei preferiti. In Neve Cosmetics piace molto anche il mascara che mi ha preso, il mascara Occhioni, piace molto, è uno dei miei preferiti. Poi qui sono tutti promossi ovviamente. Per quanto riguarda Glossip, mi piace molto questo glitter eyeliner, faccio vedere, tutti scontati, li trovate, i prodotti grossi li trovate da Bottega Verde, c'è proprio lo stand e io ho preso questo glitterino qui, e potevo usare anche ieri sera, che non l'ho usato. Oh, un nuovo promosso che mi piace molto, l'ho usato ieri, l'Astrang Long Stay Concealer correttore lunga tenuta SPF 15, mi piace tantissimo, la colorazione è la mia, la 02, mi basate sul mio tono di pelle, qui sono a luce naturale, quindi potete vedere. Per quanto alla Lore, io ho sempre amato Lore e Lore è un marchio Nickel Tested, non ha sempre buon incipio, Nickel Tested la posso, me la concedo perché mi piace troppo.
La infallibile total cover L'Oreal Full Coverage Longwear Concealer Palette. Più lungo di così. Fate un po' di struttina. Costava, c'era scritto una volta. Comunque l'ho presa a sotto sconto. Presa da Tivota, mi piace moltissimo perché sono correttori nella palette ma non sono secchi, sono molto cremosini. Poi mi piace questo correttore che da cremoso diventa polvere, il L'Oreal Aqua Perfect Genius 4 in 1, primer, fondotinta, correttore e cipria. Io lo usavo quando dovevo frequentare un corso, quando mi volevo truccare facevo questo e facevo tutto, era più veloce. La mia colorazione, se volete saperla, era la 1.5N, se vi può interessare. Poi il mio mascara preferito del momento, il Paradise Ecstatic. Faccio vedere lo scovolino, è veramente bellino lo scovolino. Poi i miei rossetti preferiti che non abbandonerò mai più, il Lip Paint Matte Nudist, che è veramente bello. La colorazione è la 212 Nudist e 210 Dead Lips, che ho usato anche ieri, mi piace tanto, è un marroncino molto carino. I miei rossetti preferiti, non me ne stacco più. Quindi questo era tutto, finiti, promossi, bocciati, ho fatto prima. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se avete qualche promosso, qualche bocciato, qualche preferito, lasciatemelo giù nei commenti. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Facebook, su Instagram, che sono molto attiva. E io vi mando un grande bacio. Ci vediamo al prossimo video.